Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un grossissimo benvenuto alla gradita ospite di questa sera, la scrittrice Valeria Acquarone. Benvenuta, Valeria. Grazie e buonasera a tutti. Spero che passiate un piacevole 3 quarti d'ora con noi. Ecco. Ma secondo me, sicuramente. Allora, Valeria Acquarone è in collegamento con noi dalla bellissima città di Rapallo. Quindi siamo in Liguria. Valeria, come stai? Bene, stamattina ho fatto anche un bel bagno, l'acqua Wow! era frizzante giusta, per cui sono carica. Benissimo, bella carica allora anche per l'intervista. Valeria Acquarone è autrice di questo bellissimo libro che vi mostro così velocissimamente di Ecos Edizioni. Ce l'ho anch'io. Ok? Questo è il suo ultimo libro pubblicato, per cui darò anche a Valeria il benvenuto leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato, che è Diritto d'asilo. Ecos Sono Edizioni. curiosa di vedere cosa hai scelto. Lo so, infatti non lo dico ai miei autori perché così, insomma, faccio un po' di sorpresa. Sorpresa, Un po' di sorpresa. sorpresa. Quindi partiamo subito. Da Diritto d'asilo di Valeria Acquarone. Stria. La bimba sbuffò. Puntò i piedi e si rifiutò di seguire la madre, ripetendo: No, no e no, guardando il padre che la contentava sempre e non amava particolarmente la vecchia zia. Lei è una stria, biascicava a mezza voce quando pensava di non essere sentito, ma aveva troppa soggezione della moglie per spingersi più in là. Infatti, l'uomo si strinse nelle spalle. Succhiò la vecchia pipa di ciliegio e uscì in giardino. A furia di mangiare cioccolato, vedi cosa succede. E ringrazia che la zia è nostra parente e ti cura subito, anche se ha sempre tanto da fare. Vieni e non fare storie. In realtà non aveva paura, solo non le piaceva la cerimonia che si sarebbe svolta di lì a poco, nella tetra e scura cucina. Ma possibile che i vermi venissero sempre a lei? Cosa c'entrassero poi col cioccolato? Non riusciva proprio a capirlo. Comunque i vermi erano veramente fastidiosi. Le venivano dei terribili crampi alla pancia e di notte faceva fatica a dormire. Il prurito era veramente insopportabile. La zia, che in realtà era una cugina della nonna, abitava in una casa poco fuori dal paese ed era una vecchina secca secca con una larga bocca sdentata che comandava ai vermi. Quello era un segno che non si poteva né cambiare né cancellare, anzi, prima di morire bisogna passarlo a qualcuno, stando attenti a scegliere giusto, perché non tutti ne sono degni. E soprattutto lo usano a fin di bene. Vermi. Notte. Qualcuno aveva bussato con insistenza alla porta e quando lei si era affacciata aveva visto una coppia con un bambino in braccio. Ci aiuti, per carità, aveva gridato l'uomo mentre la donna spiegava. Ci manda il dottore, dice che solo lei può fare qualcosa. Lui non può più farci niente. Aveva aperto e aveva steso il bambino di 2, forse 3 anni sul tavolo della cucina. Il piccolo non aveva più neppure la forza di lamentarsi. Dalle labbra socchiuse usciva una processione ininterrotta di vermi biancastri che, risalendo dall'intestino, cercavano una via d'uscita. Lei aveva aggrottato le sopracciglia. I casi ne aveva visti tanti, ma quando i vermi uscivano dalla bocca, l'operazione diventava difficile, veramente difficile. Si era affrettata a preparare la tazza smaltata di bianco, l'acqua e la pezzuola di lino
e con gran fatica era riuscita a estrarre i fili e a metterli in croce sul capo del bambino. Poi si era concentrata, dimenticando dove si trovasse e cosa stesse facendo, e aveva pronunciato le sue formule con tutta la determinazione e la forza possibili prima di gettare i fili nell'acqua. Mare. Il mare luccicava come se migliaia di lucciole avessero abbandonato la notte per posarsi sulle onde che si facevano e disfacevano leggere, che si facevano e disfacevano leggere sotto un cielo assolutamente azzurro come quello delle cartoline. Respirò quasi avidamente l'aria salmastra e ricca di profumi intensi, così diversa da quella a cui era abituata, e si sentì felice. Come non esserlo? Era alla gita di fine anno, si trovava con gli amici in quel posto meraviglioso e presto sarebbero arrivate le vacanze e poi avrebbe compiuto 18 anni, un giro di boa che l'avrebbe staccata definitivamente dall'infanzia. Non che la sua infanzia fosse stata triste, per carità, ma adesso lei era tutta tesa al futuro, a quello che le avrebbe riservato e che sarebbe stato sicuramente magico e pieno di sorprese. Un'altra vita. Scommetto che lei qualche volta si è chiesta se in una sua vita precedente non sia già vissuta, non sia già vissuta qui. La ragazza smise di ridere. Quel pensiero l'aveva tentata più volte, ma non l'aveva mai espresso a parole, con nessuno. Sentirlo vibrare nel buio della notte dalle labbra di uno che aveva appena conosciuto la colpì profondamente. Lei come lo sa? Oh, io so tante cose, anche se sono molte di più quelle che non so. Dichiarò l'uomo inanellando cerchi di fumo che si disfacevano nella leggera brezza proveniente dal mare. Ha mai pensato, continuò, che lo spirito di nostri lontani avi, le loro gioie e le loro sofferenze, in una parola, la loro vita, non si siano dissolti con la morte, ma si siano conservati nei secoli, in quello che Jung chiama inconscio collettivo. E ancora oggi siamo in grado di comunicare alla nostra coscienza contenuti altrimenti inspiegabili? Sensazione. Si volse verso la giovane donna dai lunghi capelli castani e dai grandi occhi azzurri senza luce. Immediatamente sentì il dolore antico, felpato, che permeava completamente tutta la persona che le stava di fronte. Mai aveva avuto una sensazione così forte. Per un attimo le parve che i cirri si facessero più cupi e gli uccelli non cantassero più. Poi la ragazza sorrise, le strinse la mano e qualcosa le pulsò dentro. Non è ancora troppo tardi, pensò, ma non capì lei stessa che cosa significasse il suo pensiero. Si riscosse, il concerto degli uccelli riprese più alto e il sole tornò a brillare intensamente. E questo, signori, era solo un brevissimo assaggio del bellissimo libro Diritto d'asilo di Valeria Acquarone. E adesso andremo a fare la conoscenza della nostra autrice, con la domanda di rito, per cui chiederemo: Valeria Acquarone, chi è Valeria Acquarone? Parlaci un po' di te. Ecco, chi sono? Quando mi chiedono chi sono, mi viene sempre in mente una volta quando interrogavo
un ragazzino che si era perso nei meandri di una risposta di cui non capiva più quale fosse lo scopo. E allora io per aiutarlo, facciamo conto che si chiamasse Rossi, gli ho detto: ma chi è Rossi? Chi è? Allora si è illuminato, mi ha guardato e ha detto: sono io Rossi. E quindi tutte le volte che mi chiedono chi sei, mi viene in mente questo episodio. Chi sono? Ma forse è più facile dire che cosa ho fatto fino adesso nella mia vita. Ho Certo. un'infanzia felice, normale, che ricordo con piacere. Mi sono laureata, sposata, ho avuto dei bambini, due, ho insegnato, ho quattro nipoti, ho avuto quattro cani, Fantastico. ho avuto una casa con giardino e orto perché io avevo la passione, ho lasciato Milano dopo diciamo, Ecco della perché terza ti classe. volevo chiederti proprio questo, perché tu sei in collegamento da Rapallo, ma so che non sei ligure e questo lo si sente un po' dalla parlata, per cui sei di origine? Il mio cognome è Ligure perché mio nonno in effetti era Ligure, poi però mio nonno era notaio ed è andato a fare il notaio in Piemonte. Ha sposato una piemontese e lì è rimasto. Mia mamma invece è nata a Milano, ma da una mamma polacca e da un papà veneto. Quindi Pazzesco, io ho tutto pazzesco, pazzesco. un E tu, intreccio alle mie spalle abbastanza veramente, ricco e veramente. E tu, particolare. dove vivi di solito? Ma io vivo a Milano, Vivi a Milano. sono nata e vissuta a Milano, poi ho scelto di andare a vivere in campagna perché volevo l'orto e il giardino e sono andata a Binasco, che è un paese non 20 Certo. chilometri da Milano, dove sono stata 30 anni benissimo, veramente appunto con la villetta, il giardino, il cane, i cani li avevo anche a Milano. Poi purtroppo ho avuto un incidente per cui insomma, ho dovuto rinunciare alla vita che mi ero scelta. Sono tornata a Milano, vicino a mia figlia, che Bene. ha un occhio, e dicono, i figli sono sempre protettivi, cioè si è Beh, invertito certo. il. Sono andata al 14° piano, Pazzesco, però quindi. Benissimo. gli opposti. Però quando posso vengo al mare, ecco perché il mare è una Benissimo. cosa atavica, se si vede che ho preso la parte ligure che mi serpeggia dentro. Assolutamente sì, perché Acquarone è proprio appunto un cognome ligure, però l'accento non è No, proprio l'accento penso che sia ligure. lombardo, bello Esatto, largo. allora volevo un po' incuriosire coloro che ci stanno seguendo. Prima di procedere, io devo assolutamente salutare qualcuno che si è messo in collegamento e che ci saluta e chi è? Marco Ronco, quindi il nostro editore, perché anch'io, come sapete, sono autrice di Ecos Edizioni e quindi grazie al nostro editore per essere qua con noi. Grazie Marco Ronco. Contraccambiamo sia Me io lo che ricordo. Valeria, sia io che L'ho Valeria, visto a i tuoi Torino. saluti. Benissimo, quindi grazie Marco per essere qua con noi. Ci fa molto piacere che tu ci tenga compagnia. Valeria, a questi punti io ti chiedo un po' come hai approcciato la scrittura e se ci puoi fare un po' un excursus, insomma, se vi è qualcosa prima di diritto d'asilo, perché io sono un po' curiosa di saperlo, è certo. Mestiere per forza. Ma io scrivere, diciamo che è la cosa che so fare meglio. Ho sempre scritto dall'elementare in poi, sono sempre stata amante della scrittura, ma scrittura non ho mai scritto per me, scrivevo sempre le cose che dovevo scrivere, vabbè, compiti, relazioni, prima per me, poi a scuola, lavori, progetti, un'infinità di cose. Se su richiesta fammi questo, scrivimi, Certo. non pensavo di mettermi a scansi, l'idea di mettermi lì a scrivere non, una cosa più impegnativa proprio no, non mi attirava. Poi il primo passaggio è stato la poesia. Io ho sempre fatto corsi di poesia a scuola in seconda media, insegnavo la tecnica, ho fatto delle poesie, una tecnica, non che ci sia una tecnica, un sistema per fare, un modo Certo, per fare certo. poesie. E ne sono venute fuori di bellissime, ma ancora io ero intatta.
Poi un giorno in Sardegna ero davanti a un paesaggio che era di una bellezza indescrivibile e io volevo fermarlo, però sapevo già, avendo provato, che con la macchina fotografica era impossibile. E io dico, non posso perderlo, non posso, non posso. E mi è nata la prima poesia. E poi fino ero in barca, fino a quando sono tornata a Rivo, continuavo a ripeterla per non dimenticarla. E da allora ho scritto poesie, ma questo prima dei libri, dei romanzi. Poi c'è stato, purtroppo mio papà è mancato e mia figlia un giorno mi dice, ma mamma, perché non scrivi le storie del nonno, se no poi ce le dimentichiamo? Certo. E io in effetti io ho detto, ma perché no? E allora ho scritto le storie del nonno, ecco qui, nel mio primo romanzo, che è Eccolo. l'immaginario familiare, di cui ho fatto anche la copertina. Bellissimo. Mia, queste qui mia, le altre le hanno fatto gli specialisti, ma questa era proprio in cui racconto le storie delle mie due famiglie, di mio padre e di mia madre, che tra l'altro sono molto ricche di storie, di Immagino. aneddoti, di originali. Sono, e scrivendomi ho scoperto che mi piaceva da matti. Dico, sto Bellissimo. finalmente scrivo qualcosa di mio, per me è mio. E da allora sono andata avanti, non mi Sei sono andata più fermata. avanti. Benissimo, benissimo. È la scrittura, guarda, quando si comincia poi Sì, non si infatti, riesce più a certo, smettere, non si è riesce, molto non più si bello scrivere che leggere. Anche perché, siccome io scrivo, quando prendo in mano la penna, o adesso la tastiera, grazie a Dio che è molto più comodo, non so mai quello che dirò e farò. Sì, ho un'idea così di fondo, però non lo so, per cui è come leggere un libro. Cosa succede in questo capitolo? Vediamo. E Certo. quindi c'è anche questa parte di aspettativa. Vediamo come va avanti la storia. Assolutamente sì, perché lì entra in gioco la creatività dell'autore e poi talvolta il personaggio prende la mano, non so come dire, comincia a vivere di vita sua e va avanti, si scrive Quello che lui la vuole. sua storia. È vero, infatti. Valeria, prima di entrare nel cuore dell'intervista e di parlare di diritto d'asilo, faccio ancora un saluto perché abbiamo con noi Giorgio Gavina. Grazie Giorgio per essere qua con noi, ci fa molto piacere e sia io che Valeria contraccambiamo i tuoi saluti. Grazie. E Giorgio Gavina lo avrò ad autore, un autore, uno scrittore e sarà prossimamente qua ospite anche lui ad autori ai domiciliari. Quindi sarà un piacere intervistarti, Giorgio Gavina. Come sapete, a me piace partire sempre dalla copertina, perché la copertina è fondamentale, perché è la prima cosa che si vede entrando in una libreria. Guardate che bella che è questa copertina con questo volto. Poi si tratta di Ecos Edizioni e io lo dico sempre. Le copertine Ecos sono molto curate, ma soprattutto hanno questa caratteristica che si riconoscono dal tatto. Perché hanno questo bordo, chiamiamolo così, in rilievo, lateralmente, per cui se si tocca si riconosce il libro Ecos, è inequivocabile. Allora, Valeria, questa copertina ha una storia, senza magari rivelare troppo, però ci puoi dire qualcosa? Sì, allora, questa copertina non l'ho fatta io, ma una mia carissima amica, che è una pittrice affermata, nota e molto brava, devo dire, e con la quale spesso ho lavorato, lei dà voce da voce, io do voce ai suoi ritratti, alle sue opere, e le descrivo e le presento, e lei viceversa illustra le mie scritture. E le ho raccontato un pochino la storia. Lei è stata colpita dal particolare dei fiori. E a un certo punto ci sono dei fiori che dovrebbero sbocciare candidi e invece sbocciano color porpora, anzi color sangue, e gettano un tassello ulteriore nella Esatto. soluzione del mistero che sottende questa storia. E lei è rimasta affascinata da questo. C'erano tanti altri spunti, volendo che, ma lei è rimasta affascinata da questo e quindi ha fatto Lavorato proprio su questo questo. bordo Quindi bianco e rosso.
Esatto, molto, è una copertina che io trovo molto molto elegante e leggendo il libro, ma solo leggendo il libro, capirete quanto la copertina sia proprio, io direi, perfetta per per il contenuto, per la trama. Adesso, Valeria, noi siamo tutti molto curiosi di sapere un po' come è nato questo libro, quindi la genesi del libro e anche poi qualcosa sulla trama e i personaggi, ma giusto quel qualcosa senza, come si dice, spoilerare troppo, però il giusto per incuriosire chi ci sta seguendo e quindi tutti i tuoi potenziali lettori. Allora, come in tutte le mie storie, l'ispirazione viene dalla realtà. C'è un piccolo fatto, una piccola storiella, aneddoto di quelle che si raccontano magari in spiaggia, questa si è stata raccontata in spiaggia, cioè la partenza, che mi incuriosiscono, mi toccano, io comincio a scrivere e poi, come dicevo prima, intorno a quest'idea iniziale se ne affastellano altre, si dilatano, si allargano, come quando si tira un sasso in uno stagno che pian piano si allargano i cerchi e vanno a finire dove non si sarebbe neanche Certo. immaginato. Come in quasi tutti i miei libri, c'è un intreccio molto forte fra il presente e il passato. Perché io sono convinta che tutto quello che noi viviamo, quello che ci succede, quello che succederà, succede perché c'è stato qualcosa prima, anche molto prima. E infatti in questo libro ci sono alcune parti in corsivo che si riferiscono addirittura un paio di secoli prima. E quello che è successo un paio di secoli prima, che sembrerebbe del tutto avulso dalla realtà contemporanea, è quello che invece dà la possibilità ai protagonisti di vivere una vita diversa e di superare delle grosse difficoltà. Esatto, allora io ti interrompo un attimo per anticipare una domanda, poi torniamo su trame e personaggi, perché mi viene proprio spontanea di farti la domanda tecnica. Proprio per incuriosire i tuoi potenziali lettori, perché tu hai usato una tecnica di scrittura particolare e una tecnica che è risultata estremamente vincente, perché il romanzo si legge molto bene e quindi hai usato proprio, ci puoi dire due cose prima di parlarci della trama e dei personaggi su questa tecnica un po' particolare che hai utilizzato? Quella del flashback. Flashback, l'uso Sì. del corsivo, ma sono flashback un po' particolari, devo dire, perché si intramezzano, cioè si trovano nella storia e la storia proprio procede come su Va avanti grazie a due loro. piani, no? Sempre due piani. È Esatto, due una cosa che piani. io faccio spesso perché un piano solo non è esaustivo della rappresentazione della realtà, è troppo limitato. Per cui io addirittura in un altro romanzo mio precedente, i piani ce ne sono tre, che si intrecciano in maniera che a me pare almeno rappresentano quello che io sento e quello che voglio dire. Assolutamente, Poi, ecco. assolutamente sì, infatti è una tecnica particolare e che riesce proprio a coinvolgere il lettore in quella che è proprio l'atmosfera, l'ambientazione, la trama particolare del romanzo e quelli che sono poi i leitmotiv del tuo romanzo. E adesso torniamo indietro, facciamo un passo indietro e torniamo un po' a trama e personaggi, giusto quel qualcosa per stuzzicare la curiosità di chi ci sta seguendo. Allora, ci sono due donne diverse per età e per ambiente che si incontrano casualmente intorno a una vecchia casa di campagna particolare, un po' misteriosa, che è caratterizzata da una sorta di torretta aperta sulla sommità della facciata dove c'è una campanella, da cui il nome campanella.
incontrandosi queste due donne, riaprono le vicende che appunto affondano in un paio di secoli prima, perché una delle due è la più giovane, quella di cui hai letto che aveva gli occhi spenti, che però si potevano ancora riaccendere, ha subito durante l'infanzia una gravissima tragedia. Il padre è morto in un incidente e pochi giorni dopo la madre è scomparsa e nessuno ha mai più saputo nulla di lei. E lei è chiaramente una bambina piccola, si può immaginare come sia vissuta e come sia la sua vita attuale. E il suo desiderio più grande è sempre stato quello di venire a capo del mistero, ma non ha mai avuto nessuna possibilità di farlo. L'altra protagonista ha avuto una vita più serena, più normale, però è lei che non è proprio normale, usiamo questo termine. Diciamo nel senso che è diversa dalle altre persone, diversa perché lei ha una capacità di vedere e di sentire cose che gli altri non vedono e sentono. Lei le vede sia realmente, nella reale, come se fossero persone e scene reali, sia le intuisce nella personalità, nella psicologia delle persone. Questo fatto nella vita l'ha accompagnata, lei ha imparato a conviverci. Non ha mai portato a particolari così, disagi per lei, tranne qualche volta, insomma, qualche. Però in questo caso, incontrando questa giovane amica con questo grosso problema alle spalle, le sue facoltà riaffiorano ancora una volta e in una maniera molto romanzesca, ma anche molto possibile, secondo me. Riesce a portare a soluzione l'antico mistero, un mistero ancora più antico, e a gettare le basi per una vita serena, finalmente, sia per la sua amica, sia per lei, che si rende conto di avere ancora davanti degli anni, tranquilli da vivere in un'atmosfera nuova e diversa da quella a cui era abituata. Certo. Direi che sei stata molto sintetica e hai spiegato bene quello che è proprio la trama. Io ho letto Diritto d'asilo e scoprirete solo, lo dico sempre, solo leggendo il libro, decodificherete il titolo. Il romanzo si legge benissimo perché è scritto in una maniera tale che è estremamente avvincente, il romanzo letteralmente si beve. E il leitmotiv è questo di cui Valeria ha accennato, il segno. Allora, la segnatura è un qualche cosa che esiste ancora adesso. Allora, e coloro che compiono il segno, sono detti i segnatori. Ci si può credere, liberamente possiamo non crederci, però è un qualche cosa che fa parte della tradizione della cultura popolare, a metà fra il, diciamo così, il cattolicesimo e il paganesimo. Soprattutto qua in Liguria. Parliamo dell'estremo ponente, quindi andiamo, scusate, dell'estremo levante, andiamo verso la Toscana, la Lunigiana. Esistevano proprio, soprattutto, le donne segnatrici, che avevano il dono di poter curare e avevano i vari segni, no? E potevano curare diverse malattie. E questi segni loro potevano lasciarli, cioè questo potere, questo dono, a dei candidati che loro ritenevano all'altezza, perché etici, perché con delle qualità spirituali elevate. Quindi è un qualcosa di estremamente, estremamente interessante, perché si lega a un passato molto lontano. Se vogliamo, possiamo rifarci addirittura tutta quella che è la, diciamo così, la stregoneria. No, sappiamo che, ebbene sì, un tempo soprattutto le donne erano accusate, no, di stregoneria. In realtà non si trattava di streghe, si trattava spesso di persone che avevano o non avevano
a seconda della credenza, questo potere, questo segno, oppure erano semplicemente delle persone molto empatiche, quindi in grado di capire il prossimo, di scendere, diciamo così, nella psiche degli altri, possiamo anche usare la parola più semplice, anima. E poi erano persone che conoscevano magari le erbe curative, no? Quindi erano in grado di utilizzare quella, la farmacopea, e venivano additati come streghe o stregoni, però soprattutto streghe, la donna l'aveva, l'ha subito molto, molto, molto di più. Per cui vi è questa, questo leitmotiv, che è un leitmotiv bellissimo e che sopravvive ancora. Sopravvive ancora e noi siamo liberi di crederci oppure no. Però una cosa molto positiva che hanno i segnatori è questa, cioè di poter di dare speranza, no? Quindi di operare nel bene. E il libro. Posso dirti una cosa? Certo. Le due storie in cui si parla del segno sono tutte e due autentiche, cioè mi sono state narrate da persone che hanno assistito a questa cosa. Benissimo. Il fatto che il letto del bambino che il medico ha mandato alla segnona, noi le chiamiamo segnone, e io posso anche dire, so il nome e il cognome del medico, era il medico condotto del paese, quindi è un esatto, fatto reale. Esatto. Che abbia usato le erbe, che abbia usato, non si... Esatto, però, infatti io ci tenevo a sottolineare questo aspetto, cioè che è un romanzo, ma affonda le sue radici in quella che è la verità, perché esistono ancora adesso le segnature. Esistono, vai in Lunigiana, ci sono. E è chiaro che un libro del genere, un libro come quello di Valeria Quarone, si presta a due tipi di lettura, a diverse chiavi di lettura. Si può leggere come un romanzo molto velocemente, perché è molto scorrevole, il romanzo intrattiene, diciamo così, però se vogliamo si può leggere anche ad un livello profondo, perché si nomina addirittura Jung, si nomina l'inconscio collettivo e quindi si parla di psiche umana, no? Sappiamo benissimo che molto si sa della psiche umana, molto non si sa, comunque si sa che l'inconscio, la parte più profonda di noi, può essere definito anima o quello che vogliamo, però è un qualche cosa che noi ci portiamo dentro, che talvolta emerge molto negli artisti. E in questi segnatori famosi c'è qualcosa. Per cui diciamo che è un libro che merita veramente di essere letto, perché ha questa trama molto intrigante e vi è poi, come ha accennato Valeria, un mistero che... Insomma, un qualcosa due misteri, che... Due misteri. Esatto, due misteri, se vogliamo, che verranno svelati, per cui io vi consiglio di leggerlo perché è molto, molto, molto intrigante. Io ti chiedo, Valeria, come commenti un pochino queste mie parole, perché io ho cercato di leggerlo... usando più di una chiave di lettura, cioè sia trattandolo appunto come un romanzo di, diciamo, intrattenimento, perché il romanzo deve intrattenere, no? Non deve essere noioso, se no non lo si legge. Però è un romanzo estremamente pregnante. Quindi come commenti un po' queste mie osservazioni, queste impressioni che io ho avuto leggendo il tuo bel romanzo? Io ti faccio i complimenti perché hai colto esattamente quello che io ho cercato di mettere nella mia scrittura. Perché io sono molto affascinata da tante realtà, da tante possibilità, da tanti tipi di conoscenze anche diverse da quelle tradizionali. Certo. E poi appunto quando comincio a scrivere tutto quello che... chi sono io, quello che c'è dentro di me viene fuori, le mie conoscenze, le mie aspirazioni, quello di cui mi interesso, quello che mi ha colpito, e viene fuori tutto mescolato, rielaborato in una
un tutt'uno che io penso sia armonioso e sia piacevole, ma sia anche in grado di far riflettere. Infatti, Jung è la passione di mio marito di Jung è innamorato, spesso parliamo, Anche la discutiamo. sottoscritta. E anch'io di conseguenza, per cui ci sono, io mi segno tutti i pezzetti, i passaggi, le cose, poi li riprendo. Insomma, è tutta una cosa, è come il mare, va, viene, prende, porta Esatto, e mescola. Ed è sempre bello esattamente. sotto qualunque cielo, ecco. Esatto, e junghianamente parlando, il mare è proprio un simbolo immenso. Sì, i È un simboli, poi simbolo anche i enorme. simboli sono una cosa, beh, insomma, tante cose. Io con mio marito poi discuto perché lui è un appassionato, ricerca di filosofia, di esoterismo, della cabala, eccetera, per cui parliamo di queste cose e poi, vabbè, per carità, non pensiate che nel libro ci sia chissà che, No, però no, no, no. Nel letto libro lontano la trama è bella è definita. comprensibile, è chiarissima. Assolutamente, e i misteri verranno sciolti, come Risolti diciamo, in e maniera, risolti. Quindi il lettore verrà può proprio stare tranquillo a gratificato, il qualunque lettore può livello. stare tranquillo. Adesso ti devo fare cioè, ti devo prima di tutto chiedere una cortesia, prima di farti una domanda. Saluto ancora Andrea Vess, che è un carissimo amico, scrittore di fantasy, anche lui autore di Ecos Edizioni. Quindi grazie Andrea per essere qua con noi, sia io che Valeria contraccambiamo i tuoi saluti. Allora, prima di passare a un'altra domanda, ti chiedo una cortesia. Ci potresti leggere tu un breve estratto del tuo libro? Anch'io inforco gli occhiali. Ecco, Vai! vediamo. Allora, doveva trovare un rifugio, mangiare, sdraiarsi in un vero letto. E se lo stessero già cercando, da chi rifugiarsi? Poteva pagare adesso e il peso sulla spalla lo testimoniava. Tra gli alberi scorse a un tratto un edificio che si stagliava nel cielo limpido che precede il tramonto. Sul tetto si ergeva un piccolo arco coperto da tegoli rossi, da cui pendeva una campana, una chiesa. Nella chiesa avrebbe avuto diritto d'asilo. I suoi lunghi anni da sacrestano gli avevano pure insegnato qualcosa. Lì non avrebbe avuto timore di essere derubato o consegnato ai gendarmi. Lì l'avrebbero curato e rimesso in piedi e sarebbe cominciata una nuova vita. Gli ultimi metri furono una tortura. Riuscì a malapena a trascinarsi fino all'uscio. Quando la porta si aprì, non riuscì neppure a distinguere i volti degli astanti. Tutto gli girò all'intorno. Cercò invano le parole, riuscendo solamente a balbettare: D'asilo! E alla fine stramazzò sul pavimento. Qui siamo in corsivo, nel passato. Adesso. Eccolo qui. Ecco, qui si rifà la copertina. Finalmente giunse in stazione, recuperò la sua auto e si diresse alla campanella. Il cielo era ancora chiaro ad ovest, mentre a est tendeva già al violetto. Entrata nel vialetto, guardò il pozzo, senza ricordarsi che la mattina aveva sperato di vederlo fiorito, e quel che scorse la lasciò letteralmente senza parole. Molti fiori si erano aperti, come a un unico misterioso comando, e adesso sul pozzo e dal pozzo una cascata di un rosso acceso protendeva i suoi metali all'ultima luce. L'abito da ballo della debuttante non era candido, ma color sangue. Ecco.
E poi gli altri me li hai rubati tu. Vedi? Qui entra in gioco Jung, andiamo per affinità elettive, Valeria. Diciamo che Andiamo in inconscio, in andiamo, comunicazione. allora, diciamo che il caso non esiste, le persone si È vero. cercano e poi si trovano. Guarda, io ne sono convinta, Valeria, Io ma anch'io, perfettamente assolutamente. convinta, eh. Ah, insomma, la psiche umana l'ho studiata un po', ho studiato tanti anni il cervello umano e mi sono divertita anche a studiare la psiche umana perché ovviamente non ci poteva essere una cosa senza l'altra. Per cui ci siamo trovate, Valeria. Questa è una cosa Bello, bellissima. grazie, Valeria, Ecos. esattamente. Valeria, a questi punti ti devo fare questa domanda. Cosa stai combinando? Hai dei progetti? Cosa bolle in pentola? Tra poco dovrebbe uscire il mio ultimo libro, che io amo molto, perché anche quello parte da una storia vera, poi rielaborata e rimescolata, rivista. È una storia vera che riguarda una mia amica carissima che ormai non c'è più. Ho capito. Questo uscirà a giorni, anche qui abbiamo i piani passato e presente che si intrecciano, ma passato lontano e anche lontanissimo, risale addirittura indietro e indietro nel tempo. Vabbè, ma quando uscirà ne parleremo. Assolutamente sì, perché ti aspetto di nuovo qui, hai buono per tornare ad autori domiciliari e Sicuramente, parleremo del guarda, e tuo nuovo voglio vedere cosa romanzo. dici di questo libro, tu che capisci, Ma che l'hai non vedo letto. l'ora di leggerlo, guarda, quindi siamo tutti curiosi di leggere il tuo prossimo libro. E poi Adesso, poi. ne ho un altro che sta cercando un editore che è in mano alla gente, che invece è tutto diverso dai Davvero. precedenti. Si intitola Lo scialletto rosso e parla del Covid in una RSA. Ho capito. È molto particolare e l'ho scritto col cuore, pensando agli ultimi anni di mia azienda in una RSA, per cui ho conosciuto bene le dinamiche e le ho trasposte in questa epidemia. L'ho scritto durante l'epidemia. Ho E poi sto capito. pensando a cosa scrivere, ma ho scritto solo il primo capitolo, per cui Va quello andrà, lo bene, lasciamo, se no poi c'è troppe cose. esatto, pian pianino crescerà, Crescerà, sì. crescerà, crescerà. È piccolo, ma crescerà. Assolutamente sì, ne sono matematicamente sicura. A questi punti, Valeria, ti devo fare due domande pratiche, però molto importanti. La prima, dove possiamo acquistare diritto d'asilo ECOS Edizioni? Allora, io ho girato la domanda alla ECOS, a Samantha Zulle, che è la mia referente carinissima, una ragazza meravigliosa. Le ho detto: ma senti, mi chiedono dov'è? E fa: dappertutto, basta che vai in una libreria e lo ordini, Se non c'è. qualunque libreria te lo fornisce, se no su Amazon, se no alla stessa ECOS, secondo come uno si trova più comodo. Perfetto, perfetto. Quindi. Allora, ricapitoliamo perché ECOS Edizioni è ben distribuito e si può trovare sia nei grossi circuiti sia nelle librerie indipendenti. Se non è presente il cartaceo, può essere ordinato. Poi esiste la possibilità di ordinarlo online, il sito preferenziale per ordine online. Beh, è quello del sito dell'editore, perché ECOS Edizioni ha un bellissimo canale, uno store online, non un canale, uno store online che si chiama ECOS Prime, molto veloce, molto sicuro, che fa parte del circuito PayPal, si può utilizzare qualunque tipo di carta di credito, per cui è il metodo proprio più veloce in assoluto. Se no, se è il libro, si può acquistare su tutti gli store online. Valeria, un'altra domanda molto importante, soprattutto adesso, i social. Cioè, abbiamo incominciato adesso, no? Stiamo cominciando a fare le presentazioni dal vivo. Però le presentazioni sui social sono più che in presentazioni, definirei interviste. Perché le presentazioni sui social è
È più un'intervista, è un qualcosa di diverso da presentazione dal vivo, è un qualche cosa di complementare. Però il social è molto importante perché ti permette di fare un po' il giro del mondo e soprattutto ti permette un contatto veloce con i tuoi potenziali lettori o con i tuoi lettori, perché se... contatterete Valeria Quarone, io sono sicurissima che le farete un enorme piacere, perché non c'è cosa più bella per chi scrive di ricevere dei feedback dai propri lettori, delle domande, delle recensioni, perché si scrive per se stessi, ma si scrive per essere letti. E quindi è una cosa bellissima sapere le opinioni di coloro che t'hanno letto. Per cui Valeria, se googolando, come dicono i giovani, il nome Valeria Quarone, dove ti possiamo trovare sui social e contattarti? Io sono su Facebook, quindi vedete l'amicizia, ve la do sicuramente. Poi se googolando, se scrivete Valeria Quarone, viene fuori un sacco di roba. Anche il mio indirizzo è la strada per raggiungerlo. Non so se adesso che ho cambiato casa ha cambiato anche l'indirizzo. Sull'internet, però quando l'ho visto la prima volta sono rimasta, dico, ma come fanno questo a sapere tutto di me? Tutto di me, ecco. E ci sono tante, sì, tante possibilità. Va bene, comunque, allora ricordiamo che la via più semplice, più diretta è andare su Facebook, dove Valeria ha il profilo. E però sei anche su altri social tipo Instagram, per esempio. Instagram, sì. Esatto. Io sono un po' legata in queste cose. I miei figli sono troppo, cioè sono usciti di casa troppo presto, non hanno fatto in tempo a insegnarmi. No, ma sai com'è? Mi arrabatto. Esatto, ecco. le nostre generazioni, noi non siamo nati con lo smartphone, quindi dobbiamo un pochino arrangiarci, facciamo un po' più di fatica. Però il canale Instagram è un canale comunque molto utilizzato, ha preso campo tantissimo, soprattutto fra i giovani e non solo. Quindi troverete Valeria Quarone sia su Facebook che su Instagram. A questi punti io faccio ancora un saluto Line Danielsen, che è una bravissima artista, pittrice, scrittrice, che ho avuto il piacere di intervistare ieri. E grazie Line Danielsen per esserti collegata con noi, sia io che Valeria contraccambiamo i tuoi saluti. Line Danielsen, anche lei è una bravissima autrice ECOS. A questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata, che spero sia stata piacevole, almeno per me è stata una chiacchierata piacevolissima. Allora, prima di passare ai saluti finali, inforco ancora in occhiali perché non voglio sbagliare, vi do l'appuntamento con Autori Domiciliari per la settimana prossima. Quindi, martedì 7 giugno alle ore 18 vi aspetto ad Autori Domiciliari e sarà con noi un bravissimo scrittore, Achille Maccapani. E poi giovedì 9 giugno, sempre alle ore 18, sarà con noi una brava scrittrice, Chiara Forlani, per cui io lo aspetto la settimana prossima. A questi punti, saluti finali. Io saluto tutti coloro che hanno seguito la nostra diretta, ringrazio tutti coloro che hanno mandato, che ci hanno scritto, che hanno mandato i saluti, Marco Ronco, Giorgio Gavina, Andrea Besse, Line Danielsen. Ringrazio tutti coloro che seguiranno l'intervista in differita, di solito sono molti, ma chi saluto e ringrazio più di tutti col cuore? La mia graditissima ospite, l'autrice Valeria Acquarone. Grazie Valeria per essere stata con noi questa sera. Io che devo ringraziare, veramente, poi è stato piacevolissimo, e avevo un po' di timore per il mezzo moderno, ultramoderno, ma a parte quello è andato, bene anche lui, ma poi è stato proprio come chiacchierare in salotto con una amica. Bene, guarda, mi fa questa cosa...
Guarda, questa cosa mi fa molto, molto, molto piacere. A volte possono esserci purtroppo anche dei problemi di collegamento, video, audio, e lì noi non possiamo farci niente, è il bello della diretta, però devo dire che questi oggi mezzi moderni, oggi è andato tutto liscio, e questi mezzi moderni, insomma, se usati bene, aiutano perché veramente noi abbiamo potuto fare questa bella chiacchierata a distanza, e poi devo dire che te la sei cavata egregiamente da un punto di vista tecnico, sei stata velocissima. Sei stata maieutica, hai tirato le leve giuste, hai mosso le leve. Vai, abbiamo esatto le vie giuste. Quindi, Valeria, io ti mando un grosso saluto da Genova, ti aspetto di nuovo qui ad Autori Domiciliari. Io vi aspetto la settimana prossima, quindi martedì. Ti mando un abbraccio da Genova. Valeria, tu da dove mandi i saluti? Da Rapallo al momento. Benissimo, quindi. Mi godo l'estate rapallina, rapallesca e rapallese, che sono tre cose diverse. Esatto, voi lo sapete. Comunque, da Rapallo, che è una bellissima cittadina qua in Liguria. Quindi un grosso bacio, Valeria, un salutone a tutti, alla prossima. Ciao. Grazie e saluti a tutti. Saluti a chi ha avuto la pazienza di arrivare fino in fondo. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao.